benvenuti sul mio canale. Come al solito vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con i nuovi video. Oggi vedremo come preparare il fish and chips con una pastella alla birra scura. In maniera classica, il fish and chips in Inghilterra viene servito con delle patate e della purea di piselli. Passiamo quindi a vedere gli ingredienti e le fasi della preparazione. Per questa preparazione ci occorreranno 400 g di filetti di merluzzo, 700 g di patate, 40 ml di olio extravergine di oliva, 170 g di farina zero, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di sale e 250 ml di birra scura circa, in base alla densità che vogliamo dare alla pastella. Passiamo alla preparazione. Come prima cosa ci prepareremo una bowl con dell'acqua fredda, puliamo le patate. Taglieremo le patate a bastoncini. E le metteremo in acqua. Diamo una mescolata in modo da farle staccare e permettere così alle patate di buttare gran parte dell'amido e mettiamo da parte. A questo punto inizieremo a preparare la pastella. Quindi alla farina aggiungeremo il sale, il pizzico di bicarbonato, giriamo gli ingredienti con una frusta. Dopodiché aggiungiamo l'olio extravergine di oliva, mescoliamo. A questo punto misuriamo la birra. Una volta misurata la birra, pian piano la verseremo al composto di farina, olio, sale e bicarbonato. E continueremo a girare con la frusta in modo da ottenere un composto liscio. Ricordatevi che per preparare la pastella ci occorrerà della birra fredda di frigo. Bene, una volta ultimata la preparazione della pastella, copriremo con un panno e metteremo da parte per circa mezz'ora prima di utilizzarla. A questo punto, in una padella capiente, faremo riscaldare dell'olio per la frittura. Accanto ci prepareremo una teglia con della carta assorbente. Nel frattempo scoleremo le patate. Non appena l'olio sarà a temperatura, un paio di pugni alla volta, friggeremo le patate. A questo punto le scoliamo le disporremo sulla carta assorbente. Nel frattempo friggeremo le patate rimanenti.
mentre le patate sono ancora calde, le condiremo con del sale e del pepe. Allo stesso modo condiremo con sale e pepe mentre ancora calde. A questo punto aspetteremo qualche minuto che l'olio riprenda temperatura. Metteremo i filetti di merluzzo all'interno della pastella. Quindi alzeremo i pezzi di merluzzo, faremo colare l'eccesso di pastella, dopodiché adageremo nell'olio bollente. Ciò che vi consiglio di fare è di friggere i filetti due alla volta in modo da non far abbassare troppo la temperatura dell'olio. Scolate per bene i filetti, adagiateli sulla carta assorbente. Ecco qua come preparare un semplicissimo fish and chips. Bene, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!